Pensando a ciò che faccio, riflettendo, mi sono venute in mente tre parole che iniziano con la S. Poi l'altro giorno, confrontandomi con un amico giornalista, mi dice: sai che esistono anche tre parole con la S che devono essere inserite in un articolo di cronaca nera per avere successo, e sono sesso, sangue e soldi. Beh, non è il mio caso, le parole che ho pensato io sono sofferenza, stimolo e soddisfazione. Iniziamo con la sofferenza. Race Cross America, 5.000 km, 50.000 metri di dislivello, è considerata la gara più dura al mondo. Si pedala per circa 9 giorni ininterrottamente, dormendo un'ora ogni 24, e 4-5 sessioni al giorno di microsonni da 8 minuti, dove svieni in 30 secondi e per svegliarti devono scuoterti in modo violento, perché altrimenti staresti lì per giorni a dormire. Beh, questa è sofferenza allo stato puro, è vera sofferenza. I tuoi reni non riescono più a smaltire le tossine che produci, ti si gonfiano le gambe, ti gonfi come un pallone. Non vi dico il sedere si lacera e comincia a sanguinare appoggiato sulla sella per 23 ore al giorno. Le mani, idem, si aprono in due e devi viaggiare con le mani fasciate, la testa diventa un macigno, diventa pesantissima, il collo non riesce più a sostenerla. O come quando ti vengono le allucinazioni, hai delle allucinazioni pazzesche, vedi la gente attraversati la strada alle 4 del mattino in mezzo al deserto, dove tra un paese e l'altro ci sono 300 chilometri, quindi non esistono queste persone. Le buche delle lettere ti sembrano delle vecchiette boliviane che portano il loro sacco sulle spalle, quindi vedi delle cose pazzesche. Oppure come quando ho deciso di partire dal mare in alcune avventure e raggiungere la vetta delle montagne pedalando per ore e ore, anche 20 ore di fila, ma pensando che quella fosse la parte più facile, la parte più semplice, perché poi si arriva sotto questa montagna, queste montagne immense che si chiamano Monte Bianco, Monte Rosa, Kilimangiaro, Elbrus, Aconcagua che è alta a 7.000 metri, quando arrivi lì sotto devi correre per 40 km, devi scalare e sai che hai il rischio di andare sotto una slavina, finire in un crepaccio, il rischio di edema cerebrale, polmonare, che può portarti anche alla morte. Non voglio farmi compatire per questo, anzi, non mai lo farei, sarei un pazzo, perché è una cosa che ho scelto io, è una cosa che voglio fare, è una cosa che mi stimola per... è quello che è la mia vita. Ho quasi 50 anni, ma la mia vita si basa ancora su quello, anche se non sono ragazzino, e spero che sia così fino all'età di 99 anni, quando inciamperò su un sasso e batterò la testa correndo giù da una montagna. Queste avventure sono stimolate, ci sono degli stimoli per portarti sempre avanti. Adesso vi parlo di quelli. Gli stimoli, da quelli più banali, che possono essere il pensare di arrivare in fondo a una gara, in cima a una vetta, di vincere una gara, di battere il tuo tempo su una salita, questi sono quelli più banali.
Poi ci sono quelli che veramente ti toccano, non so, avete visto, siamo insieme a Giovanni, siamo entrati in una miniera in Bolivia, a Potosí, una miniera d'argento dove le persone lavorano per 20 ore al giorno per soli $10. E quando esci da lì non parli per ore, perché dici, ti rendi conto di quanto sei fortunato, no? Però questa cosa ti stimola per dire, no, cavolo, se loro fanno quello, io, cioè, per me è un gioco scalare le montagne o pedalare per 10 giorni, quindi non posso sentire il dolore. E quindi è un grosso stimolo anche quello, pensando a loro, pensando alla fortuna che ho io. Gli stimoli sono i miei figli, i miei ragazzi, voglio essere d'esempio per loro, non voglio che percorrono la mia strada assolutamente, però vorrei che capissero che se intraprendono una strada, una passione, un sogno, lo portino avanti fino alla fine, che non è che crescendo i sogni svaniscono, anzi, non sono solo dei bambini i sogni sono degli adulti e sempre, per tutta la vita. E questi stimoli, poi questo percorso di sofferenza e di stimoli porta poi alla fine a una soddisfazione, giustamente. Vedendo mio figlio, diciamo che questo fa parte dello stimolo. L'ultima race Cross America, lui mi ha seguito, lo vedevo 4-5 volte durante il giorno e io cercavo di essere sempre sorridente, anzi, questa cosa è un vanto per me, sono felice di dire che non ho mai perso il sorriso facendo queste cose. E facendo vedere lui che ero sorridente, che ero consapevole di quello che avevo scelto, che non ero lì per faticare, ma ero lì perché stavo facendo quello che era uno dei miei sogni. E le soddisfazioni sono quelle, chiaro, di arrivare in fondo a qualche cosa, di essere stati capaci di aver fatto il percorso giusto, la strada giusta, di aver conosciuto le persone giuste, aver incontrato le persone giuste, di aver tagliato il traguardo, di aver vinto. Però non sono un punto d'arrivo per me, sono un punto di ripartenza. Quando arrivo in cima alla montagna, innanzitutto è vero che la gloria dura un paio di secondi, un attimo di gloria, però poi sei consapevole che devi scendere. E quindi, cioè, sai che devi scendere, quindi devi rimanere concentrato, ma sai anche che quella gloria che è durata 2 secondi svanisce, anzi si trasforma un pochino in depressione, perché uno poi ha finito un percorso, è arrivato alla fine di un sogno, di un cammino, e deve trovare subito gli stimoli per trovarne un altro, anzi uno più grosso, uno più... D'altronde questa è la vita, queste tre parole sintetizzano un po' la vita, no, di tutti noi, la sofferenza e poi lo stimolo che è questa strada per arrivare alla soddisfazione, ma non deve essere poi un punto d'arrivo, cioè non arriveremo mai, io non voglio arrivare da nessuno, mai in fondo, voglio sempre che ci siano degli stimoli, sono quelli che ti portano avanti. Ed è quello che voglio, diciamo, trasferire un po' a chi legge il mio libro, ma soprattutto quello che mi riguarda, che sono i miei figli. Io voglio che questo rimanga a loro, che loro un giorno mi diranno grazie papà perché sei stato d'esempio per quello che hai fatto. E riprendo la parte finale del mio libro, le ultime righe, che dicono non credo di essere un bravo papà, un papà normale, cioè penso che sia difficile essere un bravo papà, nessuno ha la pozione magica, no? Però so quello che voglio trasferire loro facendolo vedere, essendo d'esempio, non solo parlandone, ma facendo. Io lo dico sempre, faccio il maestro di sci e i miei ragazzi, quelli cui insegno, imparano più per imitazione che per spiegazione. Quindi so quello che voglio insegnare loro e lasciare loro. Spero che loro seguano la propria strada, spero che non rinuncino mai a viaggiare, a conoscere, a seguire i propri sogni, perché solo così
penso che la fatica non esista davvero.